Grandi e piccoli vignaioli per un giorno, oltre 200 i partecipanti alla speciale biovendemmia di Castiglione Teverina nella Tuscia. Nazario Basili. Un'immersione totale tra i grappoli d'uva in un'esperienza multisensoriale che ha coinvolto genitori e figli. Com'è pigiare l'uva? Bello, perché si fa il vino e poi ti fa il solletico quando cammini. La settima edizione della biovendemmia in un'azienda agricola biologica di Castiglione Teverina, il Viterbese, è stata un'occasione speciale per rendere protagonisti grandi e piccoli di un processo importante per la vita in campagna, come la raccolta delle uve. In questi 7 anni quasi 2000 persone hanno preso parte all'iniziativa. La biovendemmia nasce per far conoscere a grandi e piccini come si produce il vino, specialmente un vino biologico e ecosostenibile, e avvicinarli di nuovo all'agricoltura sana e giusta. La mattinata è iniziata presto nella vigna con il taglio dei grappoli. Davvero una bella esperienza, siamo in mezzo alla natura, vediamo posti meravigliosi e raccogliamo l'uva. Insegniamo ai bambini qualcosa di naturale e di bello. Poi a piedi nudi per la pigiatura nel tino, come si faceva una volta, inviato il mosto nelle botti, il pranzo tra i filari, quindi la visita nelle cantine, quella moderna e quella scavata nel tufo, dove vengono lasciate riposare le bottiglie. Ho portato mio figlio che ha 4 anni per fargli capire anche com'è il mondo del vino, la cultura che c'è dietro.